Allora, buongiorno Gobbi e buongiorno Gobbe. Allora, un video che non parlerà di calcio, parlerà sempre di Juve, ma dobbiamo fare il punto della situazione su come la nostra dirigenza affronta determinate situazioni negli ultimi tempi. E purtroppo la Juventus non è più quella di una volta. La Juventus ha perso credibilità anche nei suoi tifosi, nell'affrontare delle situazioni, nel farsi sentire, nel fare la voce grossa e soprattutto nel farsi rispettare. E porto due esempi prima di andare a parlare di quelli odierni, che sono di attualità, il caso Pogba e il caso Nedved. Allora, vi ricordate un po' la situazione Cannavaro quando fu pubblicato quel video di Cannavaro che prima della finale con il Parma faceva uso, non so se era finto o vero perché non si è mai poi approfondito questo, di un siero che si stava iniettando. Naturalmente Cannavaro in quel frangente giocava con il Parma, poi andò all'Inter e dopo ancora arrivò alla Juventus. Quel video uscì naturalmente quando Cannavaro era alla Juve. Ronaldo è stato 10 anni a Madrid, prima ancora era stato a Manchester e aveva avuto un rapporto con una donna, fu denunciato per violenze, poi non so se vere o finte, non si è mai capito. Puntualmente non si è mai parlato di questa storia, non è mai è stato fatto un processo né niente, arriva la Juventus, tempo che scende a Torino, dopo 3 giorni arriva la denuncia di questa ragazza. Quindi troppe coincidenze che mi cominciano a far pensare che la Juventus non sia più capace a difendere i suoi tesserati, ma soprattutto a difendere il suo marchio, il suo nome. Perché chiunque sia tesserato della Juventus e ha un problema o comunque sia viene messo in mezzo a determinate situazioni, va a ledere il nome della Juve, perché comunque sia chiunque lavori per la Juventus e commette o viene messo in qualche situazione spiacevole infanga il nome della Juventus, perché è un dato di fatto. Passiamo a Pogba. Pogba, a quanto ci raccontano i media, avrebbe avuto un'estorsione. Sembra da amici e il fratello maggiore. Fu prelevato, non ho capito quando, a Parigi durante un allenamento della nazionale francese dal fratello, fu portato dentro un appartamento dove fu minacciato da queste fantomatiche 13 persone, che sembra che siano suoi amici d'infanzia, che gli ricordavano il fatto di non essersi preso cura di loro e avrebbero voluto 13 milioni di euro. A quanto ci raccontano sempre, sembra che c'è stato un altro tentativo di estorsione appena arrivata la Juventus, però la cosa là che mi preoccupa è che la denuncia viene fatta oggi, non viene fatta quando Pogba non era un tesserato della Juventus. E quindi il problema rimane sempre il solito. Perché ogni volta che qualcuno arriva alla Juventus esce fuori uno scandalo? Mi viene da pensare che comunque sia o è tutto creato ad arte, o la Juventus non è più capace a gestire la sua immagine e a difendere soprattutto la sua immagine, perché è impossibile che ogni volta bisogna stare sulla bocca di tutti e dare adito a chi già non ci sopporta e non ci può vedere di continuare a sparlare della Juventus. Questa è una cosa che mi preoccupa tanto perché vuol dire che chi lavora per la Juventus lavora male in questo caso. Lavora veramente male perché non tutela l'immagine della squadra più importante d'Italia. E gli fa fare figuracce e gli fa perdere credibilità, anche se poi in queste situazioni, vedi Cannavaro, vedi Ronaldo, vedi Pogba, la Juventus è vittima perché non c'entra nulla, perché se Ronaldo eventualmente avesse violentato una donna, se Pogba, sì, scusate, se Cannavaro si è iniettato un qualcosa di illecito quando era a Parma, quindi 5 anni prima di andare alla Juventus, se Pogba viene ricattato, la Juventus non c'entra nulla. Però la Juventus, visto che adesso o in quei rispettivi momenti
parlando di Cristiano Ronaldo e Cannavaro, erano tesserati della Juventus, deve difendersi o comunque via fare delle dichiarazioni a tutela della propria immagine. E questo la Juventus non lo fa. Vale lo stesso discorso di episodi arbitrali, la Juventus è sempre muta. E questa è una cosa che a me preoccupa tantissimo. Arrivo all'ultimo, a quello di Pavel Nedved. Pavel Nedved è l'unico che nell'episodio in cui, ormai famosissimo, perché girano video da 3 giorni, il festino e poi l'andamento ubriaco di Pavel quando usciva da questo locale, lì la Juventus è parte in causa perché Pavel Nedved era già il vicepresidente della Juventus, perché anche se questo video fosse di oggi, domani, ieri o una settimana fa, mi dicono 3 anni fa, Pavel Nedved era già il vicepresidente della Juventus. Io non condanno Pavel Nedved, perché ognuno nella vita privata può fare quello che vuole, quindi io non condanno Pavel Nedved, uomo libero, sentimentalmente divorziato, lui magari dovrà rendere conto ai suoi figli, ma non credo che nessuno possa fare la morale all'uomo Pavel Nedved. Ripeto, in quel caso Pavel Nedved può fare quello che vuole, però la sua posizione da vicepresidente della Juventus gli implica comunque sia un certo rispetto per il lavoro che svolge e quindi magari un po' più di discrezione, ma soprattutto un po' di intelligenza, perché se quando esci dal locale c'è qualcuno che ti riprende e lo fa, diciamo, da infame, perché ti riprende alle spalle e tu non te ne accorci, sei mezzo ubriaco, posso capirti, ma quando tu balli e tieni le mani sulle tette di una ragazza e fai il trenino con altre due e guardi fisso la telecamera che ti sta riprendendo strillando che bombe o che bocce, adesso non mi ricordo, lì sei consapevole di quello che stai facendo e non mi venite a dire che lì era ubriaco. Lì Pavel Nedved era consapevole che stava toccando 2 tette e che diceva alla telecamera: guarda che bocce. Quindi ragazzi, io non faccio la morale a nessuno, però nemmeno bisogna passare da scemi, perché quella persona che ha ripreso Pavel Nedved ne era cosciente. E lì è l'errore del vicepresidente della Juventus, non dell'uomo. L'uomo può fare quello che gli pare, quello è l'errore del vicepresidente della Juventus, perché tu, Pavel Nedved, puoi fare quello che cazzo vuoi, ma sei il vicepresidente della Juventus e metti comunque sia in difficoltà il nome della squadra che tu rappresenti. Questo è il mio personale pensiero, poi naturalmente voi potete avere idea vostra, però io vado a assolvere pienamente l'uomo Pavel Nedved, vado a colpevolizzare il vicepresidente Pavel Nedved. Poiché io sulla visione di Nedved dirigente ho una mia particolare idea, non lo ritengo adatto, non mi è mai piaciuto come svolge quel lavoro, lo ringrazierò sempre, l'ho sempre adorato come calciatore, perché per me è stato un grandissimo calciatore e soprattutto è stato uno juventino vero, uno che da pallone d'oro è sceso in Serie B, uno che per la Juventus ha sputato sangue e uno che per la Juve ha rifiutato l'Inter. Quindi non vado a criticare il giocatore Pavel Nedved, non critico l'uomo Pavel Nedved, critico il professionista e il vicepresidente della Juventus. Fino alla fine, forza Juventus ragazzi.